aule vuote a scuola ma computer connessi da casa. Prosegue a distanza la didattica per gli studenti delle superiori, almeno fino al 7 gennaio a causa della pandemia da SARS-CoV-2. Non solo lezioni tradizionali, il web consente anche interventi speciali come quello del dottor Martino Introna, responsabile del laboratorio di terapia cellulare genica al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, che proprio sul terribile virus ha tenuto una lezione agli studenti di scienze applicate del liceo scientifico Galilei di Lanciano. Su invito della docente di scienze Mariella Di Lallo, il ricercatore ha affrontato l'argomento, sollecitato dalle numerose domande degli studenti della terza classe, soprattutto in merito ai nuovi vaccini basati sull'RNA. È chiaro che questo virus ha dentro come suo genoma, diciamo, una molecola di RNA. E dunque anche tutti i vaccini che si stanno sviluppando in un modo o nell'altro cercano di portare questa molecola di RNA all'interno delle cellule della persona che viene vaccinata, in modo che quell'RNA faccia le proteine o alcune proteine o alcuni pezzi di quelle proteine virali che poi diventino antigeni, immunogeni all'interno dell'individuo e quindi immunizzino contro queste stesse proteine. Ecco, e poi possiamo anche dire che i ragazzi hanno chiesto proprio del vaccino, se sarà efficace, se non sarebbe invece il caso di attendere più tempo prima di vaccinare le persone. Sì, ogni volta che si affronta in medicina un passo nuovo, è evidente per definizione stessa della medicina che esiste un margine di rischio, altrimenti faremmo soltanto degli estratti o delle tisane di camomilla se non volessimo rischiare nulla. Ma quando abbiamo un nuovo farmaco, abbiamo sempre da valutare poi l'efficacia, la sicurezza, l'efficacia che sarà il risultato del rapporto fra rischio e beneficio. In questa situazione è evidente quale possa essere il beneficio, quello di immunizzare le persone, quante più persone possibili, potenzialmente la maggior parte delle persone. Quindi quello sarà l'obiettivo. La tossicità, la sicurezza è l'altra faccia della medaglia. È ovvio che se vuoi vaccinare devi essere confidente di non provocare danni alle persone che vaccini. Ma i tempi con i quali si è passati dalla scoperta dell'agente causativo della patologia, dalla sua identificazione molecolare, dalla identificazione di vie per produrre vaccini, alla sintesi degli stessi, alla fase preclinica, sono stati di una tale rapidità che credo non fosse nemmeno immaginabile. Siamo però tutto sommato insieme protagonisti di una storia di medicina e di ricerca estremamente moderna e io trovo anche molto affascinante da questo punto di vista.